Sono tanti i fattori che intervengono nel controllo dell'aggressività del cane. La genetica, la socializzazione nelle prime settimane di vita, l'educazione ed i metodi di addestramento, come eventuali esperienze pregresse. Per cui qualsiasi razza può essere interessata da questo atteggiamento perché di base parliamo di un problema di comunicazione. Le razze che hanno maggiori difficoltà nel mostrare segnali di comunicazione espressi con il corpo, come la sottomissione o l'intimidazione, più facilmente andranno incontro a situazioni di conflitto. Ad esempio le razze brachicefale, senza la coda, o con le orecchie tagliate o pendule. La sequenza di aggressione del cane consiste in tre fasi. La fase di intimidazione, caratterizzata da piloerezione, orecchie dritte, coda verticale, arti rigidi, miosi e ringhio. Poi c'è la fase di attacco in cui avviene il morso. Se l'aggressore è dominante, il morso sarà breve, come un pizzico, seguito da una nuova fase di intimidazione. Se c'è competizione per la dominanza, il cane manterrà la presa fino a sottomettere l'avversario. Infine c'è la fase di acquietamento, in cui il vincitore mordicchia la testa del vinto o pone un arto anteriore sul garrese o lo monta. All'uomo il cane pone la zampa addosso o lo lecca. Il proprietario lo interpreta come un segnale di scuse e lo accarezza, rinforzando così la sua stessa sottomissione al cane. È evidente che avere un cane che morde rappresenta un problema importante, ma non sempre si tratta di una patologia comportamentale. Se la sequenza di aggressione, infatti, è integra, il problema di comunicazione può essere risolto e l'uomo può prevedere l'eventuale comportamento aggressivo e di conseguenza agire. Se la sequenza è alterata, allora siamo di fronte ad una vera e propria patologia comportamentale. Ci sono 7 cause principali di aggressività. L'aggressività da paura è quella più frequente e che si osserva ad esempio nel cane portato in ambulatorio o in soggetti che subiscono abitualmente punizioni inappropriate. Avviene quando il cane si trova in una situazione in cui la fuga per lui è impossibile, per cui si attiva uno stato di stress. In questo caso mancherà la fase di intimidazione con il ringhio ed il cane presenterà tachicardia, tachipnea, sciallorrea, morsi a vuoto, urinazione o defecazione con svuotamento delle ghiandole paranali. È importante in questi casi evitare di rinforzare la reazione sgridandolo o strattonandolo col guinzaglio. Nel caso della paura dell'ambulatorio, abituarlo gradualmente alla situazione, ad esempio portandolo nei pressi dell'ambulatorio senza effettuare la visita, e premiarlo quando assume i giusti comportamenti. Lo scopo è rassicurarlo del fatto che non ha motivo di avere paura. L'aggressività da competizione si verifica quando l'accesso a risorse quali cibo, giochi, territorio o attenzione del proprietario viene minato da altri soggetti del proprio branco o della famiglia o da estranei. Interessa soprattutto i soggetti dominanti e gli ormoni sessuali possono influire solo durante la pubertà, per cui la castrazione degli adulti non risolve il problema. Se la reazione da competizione è determinata da uno stato di irritazione del cane, dato ad esempio da un dolore fisico, dalla fame, dalla sete o un impulso sessuale, gli ormoni giocheranno un ruolo importante e allora potrebbe essere utile la castrazione, che però non andrà a risolvere il problema gerarchico. Ad esempio, se l'aggressività è correlata al cibo, quando ci avviciniamo mentre il cane mangia o tentiamo di togliergli il cibo, alla base si può riscontrare un problema gerarchico. Questo può essere potenziato nei soggetti che hanno vissuto esperienze di randagismo o malnutrizione. È importante quindi, quando si adotta un cane, stabilire fin da subito il giusto rapporto gerarchico con lui, evitando che sia lui ad essere il soggetto dominante della famiglia. In questi casi potrebbe essere utile consultare un educatore cinofilo. L'aggressività territoriale avviene quando il cane protegge la sua proprietà, casa, giardino, cuccia. L'esempio tipico è quello del postino, una vittima che si intromette nel suo territorio. Andando via subito mentre il cane abbaia non fa altro che rinforzare il comportamento, convincendo il cane che questo funziona per allontanare l'intruso. Il cane può voler proteggere anche alcune persone, interponendosi fisicamente tra lui e il nemico.
Anche la mamma dei cuccioli manifesta questo tipo di aggressività per proteggerli. In questi casi gli ormoni sessuali hanno un grande impatto, per cui è consigliabile la sterilizzazione. L'aggressività sessuale è presente soprattutto nel cane maschio perché il testosterone va a modulare questo comportamento, inducendo i cani a reazioni aggressive tra maschi. La castrazione va a ridurre drasticamente questa causa. L'aggressività predatoria è una reazione fisiologica naturale, non influenzata dagli ormoni sessuali. L'animale salta sulla preda, l'afferra al collo. Nei confronti dell'uomo si osserva molto raramente e solo nei soggetti che non hanno socializzato nelle prime settimane di vita. Può essere a volte evocato dai bambini inferiori all'anno d'età per la loro similitudine nei movimenti con certe prede. L'aggressività intraspecifica può essere anch'essa causata da un'insufficiente socializzazione del cane durante le prime settimane ed è rafforzata dalla reazione ansiosa del proprietario, che può ad esempio tirare il guinzaglio quando vede un cane estraneo. Può anche essere legata a traumi, predisposizioni di razza e tra membri dello stesso gruppo può avvenire per questioni gerarchiche. Infine abbiamo l'aggressività per problemi fisici, in cui l'aggressività è sintomo di dolore, come nelle malattie sistemiche, quali un'encefalopatia epatica, problemi endocrini come l'ipotiroidismo, tumori intracranici o nel cane anziano come disfunzione cognitiva. Il compito di interpretare la causa del problema resta del veterinario esperto. Ciao!